Buonasera, bentrovati al salotto acquatico di Swim Biza. Finalmente sono riuscito. Quante ore sono passate, Federica? Non lo so, perché qua onestamente sto perdendo un po' il tempo, non so che giorno siamo, quanti giorni mancano. Quindi... dopo quella fantastica cosa dei 200, cioè, pare io sono impazzito, ma per raggiungerti qui all'Isola Margherita avrò fatto una decina di chilometri, perché dal Danubio Arena a girare e arrivare fino qui in albergo, non ti dico una cosa, però è stato un piacere, l'avrei bene. Fatta 20 volte. Grazie. No, bene, bene, un po' stanca, onestamente domani ho l'ultima gara. Ancora? Domani c'è la mista e poi cominciamo le tappe della Coppa del Mondo, però insomma è più un divertimento. Senti, ma sti giornalisti che scatenati, tutti quanti li fa, li rifanno, li fa i 100, i 250, i 400, gli 800, i 1500. No, diciamo una cosa definitiva. No, beh, io l'ho sempre detta la cosa definitiva, nel senso che per me i 200 si chiudono qui a Budapest. Con il sigillo. Con il sigillo, per me è importante quello. Quindi da qui a Tokyo mi allenerò con altri obiettivi, magari per cercare di migliorare questa velocità, per cercare di migliorare e dare un contributo più forte sicuramente alle staffette, come quella che abbiamo fatto oggi, la stile mista, che secondo me in ottica tra 2 anni al mondiale, ma già dal prossimo anno all'europeo, potrebbe essere una bellissima staffetta. Senti, la montagna ti fa bene, si può dire che sei stata a Livigno? Sì, abbiamo avuto la conferma quest'anno che sicuramente io quando torno dalla montagna ho quel qualcosa in più che poi serve. Il 5 di agosto, cioè fra qualche giorno, quanti sono? 29, mazza, ancora 29. Mamma mia, ma sai che ne dimostri come minimo? Beh. È la verità, ne dimostri 20, 20 sì, 22, sì, 23, sì, 24. Certo, grazie. Che vabbè, no, te lo dico io, non ti dico la mia età, ma io ne dimostro molti di meno, ma evidentemente... sei uno spettacolo, sei una bella moto, non... perché dice qualcuno che i radicali che quelli liberi ci manteniamo quando... bene in acqua, capito? L'acqua mantiene, è un po' un cucun, come ho detto il io, il cloro, vedi, non si sa, ma è la nuovo anti-age. Va bene, diciamolo che magari si buttano dentro, ma tu lo sai che solo in Italia usiamo più il cloro, perché in giro non si usa più cloro, per dire. Vabbè, ma noi siamo tradizionalisti. Senti Federica, a Roma mi fai 200? Sì, penso di sì. I due? Beh, sì, nel senso no, che io finirò... No, li farò, nel senso che io finisco questa stagione, dopodiché basta, c'è, però c'è comunque... c'è quella cosa benefica della... Sì, sì, appunto. Sì. C'è anche la Sjostrom? Sì. No, vabbè, sarà una cosa più uno show che altro, ecco, le gare importanti erano qua, non è che... ci sarà il delirio. Bello, no, sono contenta. Senti, io mi ero portato un paio di occhiali. Te li regalo, insomma. Grazie. Sono carini e simpatici. Io sono un po' cieca. Come sei un po' cieca? Ci vede benissimo. Grazie, Federica, no. Ci hai fatto impazzire, però col salotto acquatico non è finita qui, non pensare di... No, vabbè, andiamo avanti fino a Tokyo. Io penso che ci vedremo anche nelle prossime tappe, Roma e quant'altro. Un grandissimo piacere. Va bene, grazie. Ciao.